Ricominciamo adesso con le presentazioni. Mi introduco come dice Guglielmo Morgari della Versi, Golden Company per lo Stato italiano, che vi presenterà Quantum Computer. Grazie ad Aldo per l'introduzione di questo mio intervento, in cui vorrei condividere con voi alcune considerazioni sul quantum, ma soprattutto sull'impatto del quantum sulla crittografia e quindi sulla sicurezza informatica, e vedere rapidamente un po' cosa succede in questo mondo nell'ambito della ricerca e delle applicazioni industriali. Ora, io qua non sono oggi per fare pubblicità all'azienda per cui lavoro, però credo che due parole rapidissime siano utili a spiegare il contesto in cui lavoriamo e la ragione per cui ci occupiamo di questi temi. Telsi è un'azienda 100% parte del gruppo TIM Telecom Italia, che si occupa fin dal momento della fondazione, quasi 50 anni fa, di crittografia in ambito civile, ma soprattutto in ambito governativo. E questa è la ragione per cui, come accennava Aldo, siamo sotto tutela governativa attraverso la Golden Power, ed è il motivo, data la delicatezza degli ambiti applicativi in cui ci muoviamo, per cui cerchiamo sempre di porre molta attenzione a tutto ciò che nel breve, ma anche in una prospettiva di medio-lungo termine, può essere rilevante ai fini della sicurezza. Chiaramente il quantum ricade esattamente in questa categoria. Allora, che cos'è il quantum, la meccanica quantistica? La meccanica quantistica è quella branca della fisica che si occupa del microscopico, quindi del livello atomico e subatomico, che è un livello della realtà in cui succedono cose un po' strane, controintuitive rispetto a quanto siamo abituati a percepire nel quotidiano. E tra le cose strane che succedono c'è che le grandezze quantistiche assumono non valori in modo continuo, come siamo abituati a vedere, ma in modo discreto, cioè sono quantizzate. Il quanto è l'unità minima indivisibile i cui multipli possono essere valori assunti da queste grandezze quantistiche. Per fare un esempio di quanto, che poi riprenderemo più avanti, il fotone è il quanto della luce e determina l'energia che può essere trasportata dalla luce in funzione della sua lunghezza d'onda. La tecnologia oggi comincia a maneggiare con una certa abilità e precisione i fenomeni quantistici e riesce quindi a aprire la porta a delle applicazioni che, a me che non sono un fisico, sembrano assolutamente magiche e fantastiche. Tra queste c'è il quantum computer, di cui parleremo tra poco. Quantum computer ha degli impatti sulla crittografia, e la meccanica quantistica offre anche alla crittografia, quindi non solo la capacità di attaccare, ma anche la capacità di difendere. Poi c'è un altro filone che ho messo tra parentesi perché di per sé non è strettamente quantistico. Il post-quantum cryptography è un'applicazione matematica che gira su computer classici, però è una risposta alla minaccia quantistica del computer quantistico. E poi ci sono tante altre applicazioni che ho elencato, ma di cui oggi non parleremo. C'è le comunicazioni quantistiche basate sul concetto di entanglement dei qubit, c'è i processi di generazione quantistica dei dati casuali, che anche per la crittografia sono molto interessanti, perché in questo caso la generazione di dati casuali non si basa su processi classici molto complicati, che essendo così complicati non riusciamo a prevedere e quindi appaiono casuali, ma sono basati proprio sulla casualità intrinseca alla logica quantistica. Il quantum sensing, che sfrutta le caratteristiche della meccanica quantistica per fare misure di precisione superiore a quelle ottenibili con il modello classico, e così via. Ora parliamo un attimo di quantum computer. Quantum computer è stato pensato in via teorica negli anni 80, quando Feynman e Deutsch si resero conto che per studiare la meccanica quantistica era opportuno simularla con un computer classico era una cosa poco naturale, faticosa, e sarebbe stato molto più efficiente simularla attraverso un computer che usava le stesse logiche, le stesse regole fisiche di ciò che si andava a studiare. E quindi è nato il concetto di computer quantistico, concetto che è rimasto a lungo tale, per tanti anni considerato sostanzialmente non realizzabile,
e che si basa su una diversa, un diverso concetto del trattamento dell'informazione. Cioè non abbiamo più i bit classici che assumono i valori 0 e 1 a cui siamo abituati, ma abbiamo invece il concetto di qubit, bit quantistico, che può certamente assumere valori 0 e 1, ma in generale assume sostanzialmente una sovrapposizione di questi valori. In un certo senso è allo stesso tempo 0 e 1, secondo diverse probabilità di essere 0 o di essere 1, e solo nel momento in cui poi viene osservato collassa in uno specifico valore 0 o 1. Ora, è chiaro che questa gestione dell'informazione è molto più ricca di quella di un computer classico, quindi naturalmente un computer quantistico può fare tante più cose. Il punto è che non può fare tutto. Ci saranno alcune cose che rispetto a un computer classico il computer quantistico sarà in grado di fare meglio, molto meglio, straordinariamente meglio, ma ci sono altre cose in cui dal computer quantistico non avremo alcun vantaggio rispetto a un computer classico. E questo è un aspetto molto importante su cui torneremo più tardi. La domanda che segue è: le cose dove il computer quantistico può essere utile impattano anche sulla crittografia? La risposta è sì, come vedremo, e questa è la ragione per cui i governi tecnologicamente più avanzati e anche con maggiori capacità di investimento economico stanno puntando moltissimo sul computer quantistico. Ne segue che negli ultimi anni si è assistito a dei miglioramenti tecnologici estremamente rilevanti, abbiamo i primi prototipi, che non sono, e probabilmente non saranno a lungo, dei prodotti finiti, ma non sono neanche più proprio dei giocattoli. I grandi attori dell'industria, ICT, IBM, Google, Microsoft, D-Wave, hanno tutti il loro computer quantistico. Non è chiaro se e quando arriveremo al prodotto, non è neanche chiaro se quando ci arriveremo sarà un qualcosa dedicato ai grandi enti governativi o magari arriverà nelle case di ciascuno di noi. Certamente stiamo assistendo a una grandissima accelerazione della ricerca e dei risultati. In questo aiutano tutta una serie di iniziative, secondo me vale la pena di sottolineare quella dell'IBM, che mette a disposizione su internet di chiunque un simulatore quantistico, attraverso cui sul proprio PC è possibile sviluppare e testare degli algoritmi quantistici, e poi è anche possibile in cloud farli eseguire su un computer quantistico vero e proprio che sta a casa di IBM, in modo da verificare e confrontare i risultati. Ora, due definizioni che si trovano molto spesso sui media quando si parla di quantum computer. Il vantaggio quantistico è la situazione in cui si identifica un problema che il computer quantistico può risolvere in modo significativamente più rapido di un computer classico. Il passo successivo è la supremazia quantistica, quando il computer quantistico potrà risolvere un problema che il computer classico non può risolvere. In realtà questa è una definizione da prendere un po' con le pinze, perché in realtà un computer classico, se gli si dà abbastanza tempo, può risolvere qualsiasi problema. Il punto è quanto tempo serve. Se servono centinaia, migliaia, milioni di anni, all'atto pratico è come se non potesse risolverlo. E proprio su questo tema c'è stata negli ultimi mesi una divertente disputa tra Google e IBM, perché in settembre Google ha pubblicato, salvo poi ritirarlo ma poi confermarlo, un paper sul sito della NASA che il Financial Times, nel breve tempo in cui è stato pubblicato, ha potuto vedere, in cui affermava di aver individuato un problema specifico. In particolare era la capacità di riconoscere certe regolarità statistiche all'interno di sequenze casuali, questo problema in 200 secondi. E hanno valutato che il più veloce computer classico esistente, che per inciso è il Summit dell'IBM, avrebbe impiegato 10.000 anni. L'IBM, un po' piccata, ha detto: no, è vero quello che avete fatto voi, è molto interessante, però avete sbagliato i conti, il nostro computer lo farebbe in 2 giorni e mezzo. Quindi c'è insomma una certa differenza, e capite che qui si tratta più di marketing che di reale differenza tecnologica. Facciamo un passo di lato, guardiamo il sistema crittografico classico e capiamo in che modo questo è impattato dal quantum computer. Allora, per chi è familiare con la notazione e i concetti della crittografia, i due personaggi che vedete sono i classici Alice e Bob, che vogliono scambiare un messaggio segreto, quindi
Alice aveva un messaggio in chiaro, lo cifra, lo invia sul canale e Bob lo decifra. Chiaramente questa codifica da parte di Alice richiederà una qualche chiave che determini in che modo il messaggio viene cifrato. Tutto bene, se non che chiaramente abbiamo solo spostato il problema, da trasferire il messaggio in modo sicuro a trasferire e condividere tra Alice e Bob la chiave in modo sicuro. Questa chiave è una chiave simmetrica, nel senso che Alice e Bob avranno la stessa chiave. Quindi la chiave che si usa per cifrare si usa anche per decifrare. In questo contesto la crittografia ha funzionato per tanti anni, già dai tempi di Giulio Cesare e anche prima, e in certe applicazioni continua a funzionare ancora adesso. Immaginiamo due agenti di polizia che prima di partire per la loro missione al comando della polizia condividono la loro chiave sulle loro radio, o i due agenti dei servizi segreti che si trovano al bar dell'aeroporto, si scambiano un foglietto con la chiave e poi vanno ciascuno per la sua strada. Tutto bene, però è un modello che oggi funziona solo in una frazione ridottissima di casi. Quello che ci interessa oggi è capire, in un mondo come internet, questo sistema funziona ancora? La risposta chiaramente no, perché se noi vogliamo fare il classico acquisto online con un venditore di commercio elettronico che sta in Australia, sicuramente vogliamo che la comunicazione sia protetta, perché ci mandiamo sopra il nostro numero di carta di credito, ma sicuramente non abbiamo a priori condiviso una chiave con questo negozio virtuale. E qui ci vengono in soccorso dei meccanismi crittografici inventati negli anni 70, che fanno una piccola magia matematica, cioè le due parti fanno una serie di calcoli localmente, si scambiano una serie di dati sul canale, ed è un canale pubblicamente accessibile, internet, che comunque può leggere, ed incanto alla fine le due parti hanno una chiave segreta che condividono, simmetrica, che conoscono solo loro, e chiunque abbia intercettato il canale non ha modo di ottenere lo stesso valore. Questi meccanismi sono basati su sistemi cosiddetti a chiave asimmetrica o chiave pubblica. Chiave asimmetrica perché, a differenza di quanto succedeva prima, la chiave usata per cifrare è diversa dalla chiave usata per decifrare. Si chiama anche sistema a chiave pubblica perché ciascun utente avrà una chiave pubblica e una chiave privata. La sua chiave pubblica la rende per l'appunto pubblica dicendo: chiunque voglia cifrare un messaggio per me usi questa chiave. Per decifrarlo lo posso fare solo io, che ho la corrispondente chiave privata. Se vogliamo pensare ad un'analogia nel mondo reale, pensate alla cassetta delle lettere. Io dico: chiunque mi voglia mandare un messaggio lo infila nella mia cassetta delle lettere, quindi questa è la chiave pubblica. Solo io, che ho la corrispondente chiave fisica con cui posso aprire la cassetta delle lettere, posso ritirare e leggere i messaggi, e questa è la chiave privata. Ora, gli algoritmi, descrivere gli algoritmi matematici con cui si fa questo prenderebbe un po' di tempo, però secondo me è abbastanza intuibile che un meccanismo in cui è facile fare un'operazione in un senso e difficile farla nell'altro si basa su un problema matematico con la stessa caratteristica. E nella crittografia di oggi si usano essenzialmente due problemi matematici di questo tipo. Il primo si chiama problema della fattorizzazione degli interi e il secondo problema del logaritmo discreto. Questa slide, solo per darvi un'idea di come funzionano, il problema della fattorizzazione degli interi lo vediamo direttamente su un esempio. Se io vi chiedo quanto fa 521 per 547, magari qualcuno di voi lo fa a mente, quasi tutti prendono carta e penna e in qualche secondo mi danno la risposta. Ma se vi chiedo quali sono i due numeri che moltiplicati tra loro fanno 282.943, e vedete che sono numeri molto simili a quelli che abbiamo considerato prima. Ebbè, la risposta non è così immediata. Probabilmente ci provate un po', qualche minuto, qualche ora, alla fine magari ci riuscite e magari rinunciate. Cosa interessante è che lo stesso vale per i calcolatori. Se ho un calcolatore, chiaramente su scale diverse, ma se ho un calcolatore diamo due numeri da 500 bit da moltiplicare, in una frazione di secondo tira fuori il numero corrispondente da 1000 bit. Ma se gli diamo un numero da 1000 bit, qua ho scritto 1024 perché è un numero che viene tipicamente usato in crittografia, ma diciamo 1000 può essere l'ordine di grandezza, quel numero un calcolatore non lo sa fattorizzare.
Ma non lo sa per il semplice fatto che non conosciamo algoritmi, quindi non possiamo aver implementato algoritmi su questo calcolatore in grado di calcolare velocemente i due fattori di un numero dato. Un altro problema che viene spesso usato è quello del logaritmo discreto. Qua si tratta di fare l'esponenziazione modulo un certo numero. Fare il calcolo modulo significa prendere il resto della divisione. Quindi, per esempio, 15 modulo 7 fa 1, perché 15 diviso 7 fa 2, resta 1. Allora, anche qui se vi chiedo 19 alla 7 modulo 191, fate due conti su carta e penna e mi date il risultato. Ma se vi chiedo qual è quel numero a cui bisogna elevare 19 per ridurlo modulo 191 e ottenere 94, le cose cambiano. E anche qui lo stesso vale per un computer. Le cose le sa fare velocemente in un senso, non le sa fare in un altro. Ora, premesso questo, vediamo qual è la relazione tra quantum computer e crittografia. Quantum computer, abbiamo detto, pensato negli anni Ottanta, a lungo considerato un modello puramente teorico, su cui alcuni ricercatori hanno deciso di investire il loro tempo e dire: d'accordo, non esiste, forse non esisterà mai, però facciamo finta che esista e vediamo se e in che modo possiamo definire degli algoritmi che sfruttano le caratteristiche specifiche di un computer quantistico per ottenere dei risultati che altrimenti non potremmo ottenere. E nel laboratorio della Bell a metà degli anni 90, due di questi algoritmi, che sono i due probabilmente più famosi, riguardano proprio la crittografia. Il primo riguarda la crittografia simmetrica, cioè quella che, come abbiamo detto prima, serve a cifrare realmente i dati una volta che c'è una chiave simmetrica condivisa. L'algoritmo fu pensato da Grover e l'effetto di questo algoritmo è che l'attacco porta la sicurezza equivalente dell'algoritmo ad avere una chiave di lunghezza dimezzata. Cioè, un algoritmo che oggi abbia, come spesso accade, 128 bit di chiave, quindi presupporrebbe una complessità di attacco 2 alla 128, con l'algoritmo di Grover su un computer quantistico ha una complessità d'attacco di 2 alla 64. Ora, dal punto di vista del crittografo questo è terribile, devastante, perché vuol dire passare da 128 a 64 bit di sicurezza, che vuol dire che l'attacco funziona 100 miliardi di volte più veloce di quello che si sarebbe aspettato. In realtà questo non è un grosso problema, perché è sufficiente raddoppiare la lunghezza della chiave. Anziché chiavi di 128 bit, usiamo chiavi di 256 bit, algoritmi di questa lunghezza ci sono già. Se già li stiamo usando, non abbiamo nulla da fare e il problema è risolto. Questo perché, in termini di teoria della complessità, l'algoritmo di Grover è ancora esponenziale. Quindi, aumentando la lunghezza della chiave, risolviamo tranquillamente il problema. Completamente diverso è quando parliamo degli algoritmi a chiave pubblica, quindi di quegli algoritmi che ci permettono di arrivare a condividere una chiave segreta tra due interlocutori. Questi algoritmi sono basati su problemi matematici che oggi sono considerati intrattabili dai computer classici. E i due di fatto usati ovunque sono esattamente il problema della fattorizzazione degli interi del logaritmo discreto che abbiamo visto prima, che sono alla base dei due algoritmi crittografici che vengono usati sostanzialmente per qualsiasi comunicazione internet e non solo, che si chiamano RSA ed IFM. Bene, l'algoritmo per computer quantistico di Shor rompe completamente questi due problemi. Romperli completamente significa che la complessità degli attacchi non è più esponenziale, ma è polinomiale nella lunghezza della chiave. Per cui raddoppiare la chiave, quadruplicarla, decuplicarla, centuplicarla non serve a nulla. Questi algoritmi sono strutturalmente rotti e vanno sostituiti. Molto bene, la comunità crittografica a lungo ha tranquillamente ignorato questo problema perché lo riteneva un problema puramente teorico, perché tanto i computer quantistici non ci sarebbero mai stati. Questo fino all'agosto del 2015, quando improvvisamente, senza alcun segnale premonitore, l'NSA, cioè la National Security Agency americana, sul suo sito ha pubblicato un annuncio che diceva: ragazzi, da questo momento fate solo più algoritmi che siano resistenti al quantum. Ora, perché l'abbia fatto? Tutti se lo sono chiesti, perché
hanno saputo che i cinesi hanno già il computer quantistico, forse. Temono che stiano per averlo. Loro stessi ce l'hanno e quindi pensano che ce l'abbiano anche gli altri. Qualunque sia il motivo, panico nella comunità crittografica e certamente, anche se qualcuno può ancora essere scettico che il computer quantistico davvero arrivi, non si può ignorare l'eventualità che questo accada. E questo è un problema, perché bisogna trovare una soluzione e bisogna trovarla rapidamente, tenendo conto che tanto bisogna sviluppare nuove tecnologie e questo prende tempo. Una volta sviluppate vanno standardizzate, perché anche se abbiamo un sistema sicuro, ma le due parti non lo usano allo stesso modo, non parleranno mai. E anche la standardizzazione richiede tempo. La messa in campo richiede tempo. Perché? Perché se noi abbiamo un sistema che funziona, la sicurezza non la vediamo. Sappiamo che c'è, ma non la vediamo. E ci dicono, prendete il vostro sistema che funziona, su cui fate i vostri affari, fate soldi, e sostituitelo con quest'altro nuovo, perché è più sicuro. Magari la gente non ha tanto voglia di farla, quindi anche i tempi di messa in campo possono essere molto lunghi. Inoltre, la vita utile di un messaggio cifrato può anch'essa essere molto lunga. Cosa vuol dire? Che se oggi noi cifriamo un messaggio, per esempio, che contiene un segreto di Stato, vogliamo per contenuto, per normativa, per buon senso che questo resti segreto per 30 anni. Oppure, senza scomodare il segreto di Stato, abbiamo un messaggio che protegge dei dati individuali sensibili, come potrebbero essere i dati genetici, che tra 30 anni saranno ancora quelli, e se saremo ancora vivi saranno ancora dati sensibili. Noi vogliamo che tra 30 anni e 50 anni quei dati siano ancora protetti. Se qualcuno registra oggi quelle comunicazioni che trasmettiamo su internet, e qualcuno che lo fa c'è sicuramente, non lo sa decifrare adesso, ma tra 10 anni, quando ci sarà il computer quantistico, lo saprà fare. E saremo ancora pienamente all'interno del periodo di tempo in cui il messaggio dovrebbe assolutamente restare segreto. Quindi sì, è un problema. È un problema da risolvere rapidamente. Le strade che al momento sono individuate sono due. Una si chiama post-quantum cryptography, che è una soluzione matematica, e l'altra è una soluzione fisica basata proprio sulla meccanica quantistica che si chiama quantum key distribution. Due parole su entrambe. La post-quantum cryptography, diciamo che dopo l'annuncio dell'NSA è iniziata un'attività molto intensa di ricerca all'interno della comunità crittografica, alla ricerca di nuovi algoritmi crittografici basati su problemi matematici che, a differenza di quelli normalmente usati, non fossero attaccabili dal computer quantistico. Il NIST immediatamente ha fatto iniziare un processo di ricerca, di sottomissione e di selezione di nuove primitive che fossero resistenti al computer quantistico nel 2016, sperando di chiudere nel 2024. 8 anni sono tanti, ma il NIST, che fa questo lavoro per mestiere, sa bene che per arrivare a un risultato finale standardizzato, se ci arriviamo in 8 anni va bene. Cioè, nulla impedisce che al 7° anno e mezzo, quando tutto sembra definito e finalizzato, un ricercatore alzi la mano e spieghi che quel sistema che si credeva sicuro in realtà non è sicuro. A fine 2017 sono state presentate 69 proposte, all'inizio di quest'anno c'è stata una prima selezione e sono rimaste 26, tra cui, con piacere dico, una completamente italiana, nata da una collaborazione del Politecnico di Milano con l'Università Politecnica delle Marche. Tecnicamente tutte le proposte ricadono in 5 famiglie di problemi matematici. Le prime due che ho evidenziato sono quelle che sembrano più solide, hanno più studio alle spalle e sono quelle da cui probabilmente emergeranno le soluzioni vincenti. E curiosamente hanno anche un'altra caratteristica, soprattutto la prima, la crittografia basata sui codici, che nel 1978 Michaelis aveva presentato un sistema crittografico basato su questa teoria, che poi era stato scartato perché ritenuto molto sicuro ma meno efficiente al lato pratico, perché aveva delle chiavi molto lunghe e quindi difficili da gestire rispetto all'RSA di Feynman di cui dicevamo prima. Sfortuna vuole che RSA di Feynman
siano parte di quei problemi che un computer quantistico può attaccare. La crittografia basata sui codici è uno di quei problemi che un computer quantistico ad oggi non può attaccare. Quindi il sistema di Michaelis 40 anni fa era già quantum resistant e infatti adesso è tornato in auge ed è la base di tutta una serie di proposte per algoritmi quantum resistant che ovviamente cercheranno di ottimizzare, di risolvere qualche problema, ma il concetto è quello che già c'era 40 anni fa e che era stato scartato. E lo stesso, sia pure in tempi più recenti, vale per la crittografia basata su Lattice, cioè sui reticoli, in cui Ntrue, presentato nel 96, era già quantum resistant e viene ripreso adesso nelle proposte del NIST. L'altra parrocchia è quella fisica, della quantum key distribution, perché i fisici dicono, va bene, matematici saranno brillanti, sono bravissimi, però le loro soluzioni sono basate su delle congetture. Cioè, loro congetturano che i loro problemi siano resistenti al computer quantistico. Ma nessuno lo può sapere con certezza. Anche l'RSA sembrava sicurissimo, oggi non lo è più. E quindi cosa facciamo? Se non possiamo garantire la solidità della cifratura, impediamo che un attaccante intercetti il messaggio. Lo impediamo fisicamente. Sembra anche questa una magia, ma la crittografia quantistica effettivamente lo permette. E lo fa in questo modo. Solita Alice e Bob hanno un canale ottico, tipicamente una fibra ottica o anche un canale free space, su cui codificano delle informazioni nelle grandezze quantistiche. Per esempio nei fotoni. Inviano questi fotoni. Se c'è qualcuno che li intercetta, il principio di Heisenberg ci garantisce che nel momento stesso in cui li intercetta, li perturba. Perturbandoli, Bob, a destinazione, si è accorto che qualcosa non quadra, cioè qualcuno ha intercettato. Questo risolve una parte del problema, perché sappiamo che l'ha intercettato, ma intanto hanno letto i dati. Allora, la soluzione è, anziché il messaggio, quello che trasmettiamo sul canale quantistico è una chiave casuale. Quando Bob riceve la chiave e ha confidenza che nessuno l'abbia intercettata, significa che a quel punto Alice e Bob hanno una chiave simmetrica in comune e a quel punto possono usare un algoritmo a chiave simmetrica classico, perché sappiamo che il quantum computer non è un problema per gli algoritmi a chiave simmetrica. Lo è per scambiare la chiave, ma una volta che la chiave c'è non è più un problema. Quello che dicono i fisici è che questo è un enorme vantaggio rispetto alla crittografia matematica, perché la sicurezza è assoluta perché non è basata su congetture matematiche, ma è basata sui principi stessi della meccanica quantistica. Questo è vero, ma non è tutto quel che luccica, perché poi nel momento stesso in cui questi principi vengono implementati in dispositivi reali, necessariamente introducono degli errori o comunque una distanza rispetto al modello ideale. C'è poi un altro problema, che su un canale quantistico io ho la garanzia di riuscire a trasmettere in modo sicuro delle informazioni al mio interlocutore, o il problema che non so chi è l'interlocutore. Cioè, se anziché quello che penso io è un altro, non ho modo di saperlo. Quindi c'è il problema dell'autenticazione della controparte che va risolto in altro modo. Infine, un altro problema più tecnologico che concettuale è che con l'incremento della distanza, questo vale soprattutto per le fibre ottiche, il segnale si attenua. Oltre un certo livello di attenuazione non si riesce più a riconoscere i fotoni che permettono di realizzare la distribuzione quantistica delle chiavi e quindi ogni tot chilometri, oggi siamo intorno ai 100 chilometri, è necessario fare una conversione ottico, quindi quantistico, classico quantistico e rilanciare il segnale. Quelli sono dei punti in cui passiamo al classico, quindi la garanzia quantistica non esiste più, sono dei punti di possibile intercettazione, per cui devono essere dei punti trusted, quindi presidiati, in cui siamo sicuri che l'attaccante non possa mettere il naso. La fibra, dicevo, si fa la QKD in fibra o in free space, ora in fibra il livello tecnologico è molto molto più avanzato. È vero che richiede l'infrastruttura, cioè le due parti ovviamente devono essere collegate da una fibra. È anche vero che le fibre necessarie sono le fibre commerciali, cioè le stesse fibre che arrivano ormai a casa di molti di noi o lo faranno nei prossimi anni, tecnologicamente sono perfettamente adatte a fare QKD. La QKD Free Space
ha il grosso vantaggio che non richiede infrastrutture, quindi potenzialmente copre un'area molto più ampia, ma la tecnologia è molto più complicata, risente di molti più fattori, per esempio via satellite, di giorno è più complicata perché c'è il rumore ottico della luce solare, risente se piove diventa più complicato, delle condizioni atmosferiche e così via. E quindi diciamo, potenzialmente più elastica, ma più lavoro da fare. Nelle figure che vediamo, in quella a sinistra è la cosiddetta dorsale quantistica italiana, che è una fibra di quasi 2000 km gestita dall'INRI, l'Istituto Nazionale di Meteorologia, che ha sede qua a Torino, e con cui peraltro Telsi ha un collegamento in fibra ottica dedicato proprio per fare esperimenti di QKD, che unisce i principali centri di ricerca italiani su cui vengono fatti esperimenti di QKD. A destra invece c'è una figura del satellite cinese Micius, che un paio d'anni fa è diventato noto perché effettivamente ha dimostrato la fattibilità della distribuzione quantistica delle chiavi via satellite. Nel mondo cosa succede? I costruttori di dispositivi QKD non sono tantissimi. C'è la D-Quantique, che è una ditta svizzera, o meglio, che era una ditta svizzera, adesso è passata sotto il controllo sudcoreano. Poi c'è la South Korea Telecom, c'è la Magic Q, che è americana, Quintessence Labs, che è australiana, Quantum C-Tech, che è cinese. Quindi, come vedete, l'europeo non c'è più. L'Unione Europea è consapevole di questo ritardo, è un ritardo strategico grave, e quindi sta investendo molto sul mondo quantum. C'è una serie di iniziative, di progetti finanziati. Recentemente, a giugno, c'è stata una dichiarazione, una firma congiunta di 7 stati membri, tra cui l'Italia, per lo sviluppo di una infrastruttura quantistica europea su cui fare certamente esperimenti di QKD come primo caso d'uso, ma anche sviluppare tutte quelle tecnologie che erano nella slide iniziale, quantum communication, quantum sensing e così via. In Italia cosa succede? Io vi dico cosa succede nella visibilità e nelle attività di Telsi. Chiaramente questo non ha la pretesa di essere esaustivo di tutto quello che succede in Italia, però è già indicativo. Per quanto riguarda la post-quantum cryptography, Telsi ha una sua attività interna che sta portando avanti il mio collega Edoardo Signorini, che è lì, che lavora sulla post-quantum per ambienti con risorse di calcolo limitate. La post-quantum già tende a richiedere risorse significative, diventa particolarmente un problema quando queste risorse non ci sono e sarà sempre più vero andando sempre più spesso verso applicazioni IoT. Collabora col Politecnico di Torino, collabora con l'Università di Trento, collabora con la Decifris, che è l'Associazione Nazionale di Crittografia di enti di ricerca, accademia e industria, che fa un po' da collegamento tra tutte le forze in Italia che si occupano di questo tema. Per quanto riguarda la QKD, qua ho elencato una serie di industrie e di enti di ricerca che lavorano su questo tema, con cui stiamo collaborando. La cosa interessante, che mi fa molto piacere, è che questo sforzo di collaborazione a livello nazionale tra tanti attori diversi è guidato da delle istituzioni governative. Quindi a livello governativo c'è una percezione chiara dell'importanza di questi temi. Allora, per concludere, la domanda iniziale era: il quantum computer è un problema vero? Sì. E se non lo è, perché magari alla fine ci siamo sbagliati tutti, non arriverà al quantum computer, in ogni caso dobbiamo pensare che lo sia. Quindi è necessario sviluppare delle contromisure al più presto e, come abbiamo visto, potrebbe anche essere tardi. Le due strade sono post-quantum cryptography, matematica, quantum key distribution, fisica. Entrambe hanno dei vantaggi e degli svantaggi, hanno scenari applicativi diversi dove c'è la possibilità di avere un'infrastruttura come una fibra, va benissimo quantum key distribution, dove non c'è va probabilmente meglio una soluzione algoritmica. Però sono complementari, nulla impedisce che su collegamenti con altissime esigenze di sicurezza
possiamo pensare ad una soluzione con cinture e bretelle, le mettiamo tutte e due, se una delle due poi dovesse cadere sotto gli attacchi criptoanalitici, c'è ancora l'altra. C'è ancora sicuramente tanta ricerca e tanto sviluppo da fare, c'è tanto investimento da mettere in campo sia da parte delle industrie sia forse soprattutto da parte dei governi. E per chiudere uso una battuta che mi ha suggerito un amico, e questo è quanto. Ringraziamo Guglielmo Mungari per la interessantissima presentazione. Volevo chiedervi se avete delle domande. Scusi, lei ha detto che il quantum computing, diciamo, si occupa solo di, o comunque è una minaccia solo per la criptografia chiave pubblica, comunque asimmetrica. Ma tecnicamente, non essendo molto potenti questi computer, non dovrebbero poter minacciare anche la criptografia chiave simmetrica? Se no, perché? Sì, la minacciano. Lei non deve vedere il quantum computer come un computer classico più veloce. È un computer che ha un modello diverso, per cui certe cose le può fare in modo più veloce, altre no. Nel caso della crittografia simmetrica, effettivamente si ha un'accelerazione, che è molto significativa, ma resta comunque esponenziale rispetto alla lunghezza della chiave. Quindi, come se la lunghezza della chiave, se attaccata da un quantum computer, è come venisse dimezzata, che è un incremento di velocità abissale, però è facile da risolvere, perché noi la raddoppiamo e torniamo al livello di sicurezza prima. Con la crittografia asimmetrica questo non funziona, perché è proprio diverso il tipo di algoritmo che con il quantum computer si può mettere in campo. Cioè, in entrambi i casi c'è un vantaggio estremamente significativo, ma in uno è proprio strutturale, per cui dobbiamo cambiare gli algoritmi di chiave pubblica che stiamo usando. Nell'altro è uno speed up, ma non è strutturale. È sufficiente allungare la lunghezza allungare la chiave. Altre domande? In tal caso, ringraziare di nuovo. Grazie a voi.